siamo qua riuniti perché Jimmy deve imparare a fare il tortello di casa Giuntoli. Bene. Quattro uova. Ora un uovo ogni 100 grammi. Un uovo ogni 100 grammi. Ok, quindi se fai 4 etti, 4 uova. Nonna buttava via. Senti Ciccio, te le dico io perché queste cose loro non le sanno. È un bel uovo. Aspetta. Riprova. È un bel uovo. La faccia da buon uovo? Vabbè. Perché Jimmy l'uovo potrebbe essere gallato, diceva nonna. Certo, Gianmaria, sto riprendendo. Stavo pensando che peccato che Edoardo non c'è. No, che non saprà nulla. L'unico non giunto... nulla. Che peccato che le nostre orecchie non stanno sanguinando come al solito. Sì. E che quando dirà, oh, mi andrebbe tanto un tortello, ma lui non saprà non farselo. Non sa farlo. Che peccato, ma sono brutte cose. Brutte cose, sì. Se... ecco qua, stiamo arrivando all'impasto, vediamo Jimmy come procede. Bravo, Giovanni, bravo, bella pasta. Sia Diana. Lì. E Patrizia. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Il mio cane? Quattro? Sai cosa fa il mio cane se mangia questa cosa? Allunghi con il palmo, sì. Pieghi con la mano, ripieghi con le dita e riallunghi. Il movimento è così, Jimmy, questo movimento. Olè. Di tallone. Ah, di tallone? Tallone della mano. Si chiama il tallone della mano. Della mano. Quello. Se siete ignoranti, mica è colpa mia. Noi vogliamo sapere l'optimum. Noi qui stiamo lavorando per l'optimum. L'optimum è o questo. Aspetta, con calma, vedete? Quello. Qua. Un impasto qui Jimmy te lo ritrovi o questo qua, okay. Anche questo va bene, quindi praticamente stai dicendo che ho lavorato di merda perché questo è il mio. No vabbè, quello l'ho lavorato io, è prima volta, la prima volta, no, se lo facevi bene la prima volta il diritto umano la lasciamo bene, cioè, certo. Ci ho speso pure 3.000 euro per farlo fatto bene e andiamo, si può, ecco, giusto, giusto. Oh, no. Io ci ho messo mi sembra anni. Mi sembra ci può stare, ci può stare. Ok, allora prendi una striscettina così, taglio così. Sì, taglio così. Gli devo dare così o così? Così, di così. Tac. Sei? Ok. Allora prendila, ok. Allora, un pochettino. Come di tirare la pasta? Un pochettino. Mi stai deludendo, mi stai deludendo. Ma lì sei messo al contrario, vai con la sinistra. Ah, vabbè. Però. Vabbè, si può fare con la destra, gira con la destra, uguale. Ok, guarda quanto è morbido, vedi, cioè che sì. Male, non si stacca. Aspettate. Bravo Jimmy. Ok, allora, vai con... guarda, primo tortello di Jimmy. Primi due. 3, 4. Primi quattro. Niente male, eh? Niente male, niente male, bravo, mi devi stare più sul rettangolare, più bravo. Sul, più sul cicciotto ignorante. Bravo. Così vanno fatti, così è, così. Ignoranti. In questo, eccoci in qua. Questo caso non ti sto deludendo. Per niente. Per niente. Questo è quanto. In tanti ristoranti il fatto che siano diversi e lo fanno apposta per far vedere che si fa sono fatti a mano. Certo. Siamo pronti per il test, ovviamente con burro e salvia, ma quelli originali sono con ragù fatto di nonna, che però quello è un segreto e non si dice. Dai, burro e parmigiano. Burro e parmigiano, andiamo. Burro e salvia. Assaggio, cugina che lei... Si spezza bene? Ci siamo? Bene. Promossi? Promossi. Chef Patrizio Cossa? Vediamo. Puoi fare crack. Crack. Mi stai deludendo? No? Ci siamo? Figlio di Troia. Tu no, tu no. Vi dirò. Dici. Poco pieno. Forse qualcuno. Buono. Buoni, sciocchi. Sciocchi sarebbe? Sciabi. Poco usare e poco ripieno. Però... ci siamo, va bene, dobbiamo fare altri 100. Però no. Questa è una parte, ne abbiamo fatti 100. 13. No, anzi, più. No, 123 perché 10 ce li siamo già mangiati. Come l'alunno come si è comportato? Benissimo. 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 Abbiamo portato avanti per altri 50 anni la tradizione, poi imparato perfettamente.
Poi penseremo e penserò io a insegnarle a Martina, ai figli di Giorgio e ai figli di Edoardo. Va bene? Va bene. Saluti, arrivederla, arrivederci. Buon Natale. Buon Natale. Bye bye.